Questa sera parleremo di un tema molto interessante, parleremo del GDPR, in particolare ci concentreremo sui dati personali, ma non solo. Sarà un webinar, ho cercato di fare un webinar il più completo possibile, in quanto parleremo, vedremo cos'è il GDPR, cosa sono i dati personali per il GDPR e qual è la nozione di dato personale, per capire proprio quali sono i dati che devono essere protetti. Vedremo poi quali sono almeno le cose essenziali da inserire nell'informativa privacy. Guarderemo, anche se non è disciplinata nel GDPR, cosa sono i cookie, perché normalmente vengono disciplinati insieme all'informativa privacy. E alla fine, proprio per essere completi, anche se non riguarda proprio il regolamento sulla protezione dei dati personali, vedremo in generale quali sono i documenti che deve contenere ogni sito web, ogni applicazione, per poter essere in regola. Ci aiuteranno, come sempre, le nostre slide che faccio partire, che prepariamo ogni volta. E niente, partiamo quindi. Per prima cosa, visto che stasera siete in tanti, ma più in generale, come sempre, ci tengo a presentare chi siamo, chi è lo Studio Allievi e di cosa ci occupiamo. Lo Studio Allievi è composto da un team di consulenti specializzati in quelle che sono le nuove professioni del digitale. Assistiamo i nostri clienti, che sono professionisti e imprese, in tutti gli aspetti contabili e amministrativi, al fine di avere appunto un'ottimizzazione fiscale. Diciamo che ci distinguiamo, perché ci distinguiamo rispetto agli altri commercialisti nel settore, perché abbiamo deciso proprio di specializzarci nelle nuove professioni del digitale, quindi di aiutare tutti quei professionisti che hanno deciso di iniziare o hanno deciso di esercitare in modo prevalente il loro business online, proprio perché è una normativa nuova ancora, non conosciuta da tutti, e vogliamo essere di supporto a questa tipologia di clienti. E riusciamo ad essere di supporto non solo dal punto di vista contabile, fiscale, amministrativo, ma anche dal punto di vista legale. Grazie a un team, infatti, di avvocati di cui ho il piacere di far parte, assistiamo i nostri clienti, quindi imprese e professionisti, anche sugli aspetti legali, che possono riguardare le loro attività. E anche in questo caso, oltre ad esserci formati nelle materie classiche del diritto, abbiamo deciso di concentrarci proprio sul nuovo diritto del mondo digitale, per poter offrire una protezione a 360 gradi. E il tema di cui parleremo oggi è un tema prettamente legale, in quanto andremo ad analizzare appunto il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Ed è un argomento che, oltre a riguardare chi esercita la professione, chi esercita l'attività in modo classico, riguarda soprattutto chi l'esercita online, proprio per capire come i siti devono essere conformi, devono essere, come si dice in gergo, GDPR compliant. Prima di entrare nel vivo del webinar, vi invito a rimanere con me tutta l'oretta che ci siamo dedicati, più o meno l'oretta circa del webinar, non solo per fare tante domande alla fine del webinar, io cercherò di risponderne al più possibile, ma anche e soprattutto per scoprire insieme la sorpresa che abbiamo riservato a tutti voi che stasera ci state seguendo. Ma quindi partiamo. Per prima cosa andiamo a definire cosa sia il GDPR. Il GDPR è un regolamento generale sulla protezione dei dati personali, emanato a livello europeo nel 2016, e va a stabilire delle linee guida per la raccolta e il trattamento di tutte quelle informazioni personali che riguarda chi? Che riguardano i cittadini residenti nel territorio dell'Unione Europea. Attenzione su questo punto, perché poi vedremo chi deve essere GDPR compliant: solo le imprese che hanno sede legale in Europa o anche quelle estere? Vedremo anche in merito cosa ci impone il regolamento. Ma vediamo prima quali sono gli obiettivi che si sono voluti raggiungere con il GDPR. Possiamo dividerli in tre filoni. Innanzitutto,
rafforzare e unificare la protezione dei dati per tutti gli individui all'interno dell'Unione Europea. In questo modo, un soggetto, a prescindere che si relazioni con un'azienda, che ha sede in Italia o in un altro Stato membro, sa che i suoi dati verranno trattati allo stesso modo, quindi non deve avere dal 2016 in poi preoccupazioni circa il trattamento dei propri dati personali. Non solo, viene dato agli individui con il GDPR un controllo, direi, senza precedenti sui propri dati personali. Tant'è vero che nell'informativa privacy dobbiamo elencare quali sono i diritti dei cittadini, degli individui, elencarli e spiegare le modalità per esercitarli. Perché senza precedenti? Perché, come vedremo, attualmente gli individui o gli interessati, come vogliamo chiamarli, possono accedere ai propri dati per vedere se effettivamente viene effettuato un controllo, chiederne la rettifica, la cancellazione o opporsi agli stessi. L'ultimo obiettivo che si è cercato poi di raggiungere con il GDPR è stato quello di semplificare un ambiente normativo per le imprese. Innanzitutto andando ad uniformare a livello europeo, ma non solo, andandolo ad uniformare e soprattutto ad aggiornarlo con lo sviluppo digitale. Infatti, la precedente normativa relativa al trattamento dei dati personali a livello europeo risaliva al 1995, anno in cui ovviamente non si era ancora assistito allo sviluppo digitale che abbiamo oggi, e quindi il GDPR è servito proprio per rapportare la disciplina a quello che è il mondo online di adesso. Ma vediamo quindi che cosa si intende per dati personali, cosa intende il GDPR. Sono tutte quelle informazioni che riguardano una persona fisica identificata o identificabile in modo diretto o in modo indiretto. Vediamo, scusatemi, che all'interno di questa categoria, all'interno dei dati personali, la nozione data dal GDPR è volutamente ampia, intenzionalmente ampia, in quanto tramite questa nozione il GDPR va ad abbracciare il numero più elevato possibile di dati che possono riguardare una persona fisica. Tant'è vero che possiamo fare all'interno della nozione un'ulteriore distinzione tra quei dati che identificano in modo diretto e immediato gli interessati: nome, cognome, residenza, codice fiscale. Ecco, questi dati che normalmente vengono rilasciati in modo spontaneo dagli individui, ovviamente permettono un'identificazione più che chiara, specifica e nell'immediato. Tuttavia, però, ci sono altri tipi di dati che devono essere ugualmente tutelati, cioè quei dati che vanno ad identificare in modo indiretto un individuo. Ad esempio, i cookie, gli indirizzi IP. Ecco, i cookie, diciamo che l'individuo, l'interessato, nel momento in cui accede a un sito, scarica un'applicazione, deve dare il consenso o meno. Quindi, diciamo, sa che sono dei dati che vengono raccolti. Viceversa, gli indirizzi IP sono dei dati, ad esempio, apparentemente a prima vista anonimi, di cui magari gli individui non se ne preoccupano. Ecco, in realtà tutti questi vari dati anonimi, se elaborati, combinati tra di loro, riescono a tracciare, ad identificare un soggetto e per questo sono ugualmente tutelati e rientrano ugualmente nella nozione di dato personale per il GDPR. Quindi dobbiamo andare ad inserire proprio tutti questi dati nell'informativa privacy che noi rileviamo nel momento in cui un soggetto naviga sul nostro sito o utilizza la nostra applicazione. Non solo, tra i dati personali poi vi sono altre categorie di dati, le cosiddette categorie particolari di dati personali, la cui protezione è superiore proprio per la loro natura di dati altamente sensibili. Mi riferisco a dati, ad esempio, relativi all'orientamento sessuale, alla salute, all'orientamento politico di un soggetto. Ecco, questi dati sono sensibili. Il GDPR in merito cosa ci dice? Ci dice innanzitutto che
solo in determinati casi possono essere richiesti e nel momento in cui vengono raccolti ci devono essere delle cautele maggiori. Ad esempio, ci deve essere innanzitutto deve essere fatta una preventiva valutazione di impatto, la cosiddetta DPI, ossia si deve andare a valutare se quel trattamento è effettivamente necessario, minimizzare la richiesta di danni e implementare le misure di sicurezza all'interno dei nostri sistemi informatici che raccolgono i dati. Non solo, nel momento in cui chiediamo ai nostri interessati dei dati che rientrano in tali categorie, scatta l'obbligo di nominare un'ulteriore figura, il DPO, il Data Protection Officer, che deve essere nominato quando trattiamo dati sensibili e dati su larga scala. In questo caso nominiamo questa figura, il titolare nominerà questa figura, anche se siamo un soggetto privato, perché invece la nomina del DPO è obbligatoria per tutti quei soggetti pubblici. E quale sarà il suo compito? Sarà quello proprio di aiutarci, supportarci nella raccolta e soprattutto nella conservazione dei dati. Ma vediamo quindi a chi è rivolto il GDPR. Come avevo detto prima all'inizio, facciamo attenzione alla frase cittadini dell'Unione Europea. Innanzitutto, come vedete dalla slide, ho inserito organizzazioni. Perché? Perché il GDPR si applica a chiunque. Soggetto pubblico, privato, società, associazioni, qualsiasi tipo di forma la società o comunque un ente abbia. Ma non solo, si applica anche a prescindere dalla grandezza, che noi siamo una multinazionale che trattiamo dati di un numero infinito, un numero importante di interessati, o trattiamo i dati di un solo interessato, noi dobbiamo essere GDPR compliant. E attenzione. È possibile che la nostra azienda preveda per finalità di marketing o per altre finalità il trasferimento dei propri dati ad un altro soggetto. Mettiamo ad esempio ad un'altra azienda che non abbia la sede legale in Europa, ma che abbia la sede legale all'estero. Per estero intendo quindi al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Questa operazione è fattibile a due condizioni. La prima è che assolutamente deve essere inserita nell'informativa privacy, che deve essere ovviamente sottoscritta dagli individui, previo loro consenso. Ma non solo. Nel momento in cui noi trasferiamo i dati a un'azienda estera, anche se non ha sede in Europa e quindi tecnica, cioè, e quindi no, praticamente non deve sottostare alla normativa del legislatore europeo, deve essere conforme, deve avere tutti gli strumenti indicati dal GDPR nel momento in cui tratta dati di cittadini che sono residenti nell'Unione, anche se la sua sede non lo è. Quindi dobbiamo anche noi, in qualità di titolari, essere attenti a questa cosa, cioè andare a capire se effettivamente l'azienda a cui stiamo trasferendo questi dati è GDPR compliant e conforme, onde evitare sia noi che l'azienda possibili sanzioni. Prima di addentrarci proprio nell'informativa privacy, vediamo quali sono i principi alla base del GDPR. Questi principi ci servono, in realtà ci stiamo già addentrando proprio nella privacy policy che c'è sui siti. Perché? Perché in base a questi principi capiamo come deve essere fatta. E qui apro proprio una breve parentesi. A volte, spesso in consulenza, ci viene chiesto: ah, io ho una privacy policy. Poi, ovviamente, facendo la consulenza, viene fuori che magari è stata, diciamo, un po' copiata, non ci si è rivolti, diciamo, un legale o a qualcuno specializzato, e si è un po' copiata da un altro sito che opera in un settore simile al nostro, oppure ci sono anche dei format online che si possono trovare. Ecco, questa è un'operazione che ovviamente sconsiglio. Perché? Perché ogni azienda, per quanto simile a un'altra, è a sé stante e si deve fare attenzione con l'informativa privacy. Perché? Perché proprio le sanzioni previste, come vedremo dopo, sono effettivamente molto importanti. E non solo,
Si deve vedere proprio come un investimento che serve alla nostra azienda, oltre ad evitare le possibili sanzioni, anche a creare una maggiore fiducia, essendo ormai la privacy un tema altamente sensibile, quindi una maggiore fiducia nei confronti dei nostri utenti. Quindi, vediamo quali sono i principi alla base del GDPR. Vi sono tre principi che sono anche cosiddetti pilastri, essi sono liceità, correttezza e trasparenza. Andiamo ad analizzarli insieme. La liceità impone che il trattamento dei dati personali deve essere giustificato su una base legale specifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo trattare i dati dei soggetti perché abbiamo deciso così, ma dobbiamo proprio andare ad inserire nell'informativa privacy in virtù del principio di liceità. Quali sono le basi giuridiche sulle quali noi fondiamo il trattamento dei dati personali? Sicuramente la prima base giuridica sarà il consenso, perché senza il consenso noi non possiamo trattare i dati. E il GDPR ci chiede che il consenso sia esplicito, chiaro e inequivocabile. Noi dobbiamo anche essere in grado di dimostrare tale consenso. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, dobbiamo non soltanto indicare l'informativa alla fine del sito, ma sarebbe meglio, sarebbe opportuno che proprio l'interessato nel momento in cui entra per la prima volta clicchi su io accetto l'informazione. Questa accettazione noi la conserviamo nei nostri server perché in caso di un controllo dell'autorità garante saremo in grado di dimostrare che il consenso effettivamente c'è stato. Non solo, ci sono poi altre basi giuridiche, come ad esempio l'esecuzione di un contratto. Va da sé che se noi abbiamo un sito, siamo degli imprenditori, vendiamo ovviamente un prodotto o un servizio. Per poter vendere, per poter eseguire questo contratto, ci servono determinati dati, come i dati per la fatturazione, i dati per la spedizione. Quindi questa è senza dubbio un'altra base giuridica. Va da sé che ogni informativa ha più basi giuridiche, non ne ha solo una. E poi ci può essere anche, ad esempio, il legittimo interesse. In questo caso, che cosa indica? Indica un interesse non dell'interessato, ma del titolare. Come ad esempio finalità di marketing. Io raccolgo dei dati per finalità di marketing, quindi mi baso la liceità. Baso il trattamento sul mio legittimo interesse. Anche in questo caso, il GDPR impone che il titolare che voglia utilizzare i dati per un proprio legittimo interesse debba andare a fare proprio un bilanciamento di quelli che sono, non voglio essere ripetitiva con la parola, però gli interessi in gioco, cioè su quelli che sono i propri diritti, quindi i diritti del titolare e quelli dell'interessato. Per capire se effettivamente non si va troppo a ledere con il nostro interesse un diritto dei nostri, degli individui. Poi, cos'altro ci impone? La correttezza. I dati devono essere trattati in modo leale, in modo corretto, garantendo equità verso l'interessato. Dobbiamo trattare i dati con buona fede. Cosa vuol dire? Con trasparenza e buona fede. Vuol dire che non dobbiamo utilizzare i dati innanzitutto in modo tale che non dobbiamo effettuare un utilizzo che possa avere effetti negativi sugli interessati, ma non solo, dobbiamo agire con integrità nel momento in cui raccogliamo e utilizziamo i dati dei nostri utenti. Esempio, non possiamo non fare una raccolta occulta dei dati, cioè non indichiamo che stiamo registrando le attività degli utenti, ad esempio per fare della profilazione. Possiamo fare varie operazioni, quello sì, ma dobbiamo informare gli interessati, non possiamo fare le cose in modo non corretto. Infine, il terzo principio è quello della trasparenza. Cosa ci chiede? Ci chiede che le informazioni relative al trattamento, quindi dei dati personali, quindi relativi all'informativa privacy, devono essere facilmente accessibili e comprensibili. Come
Come? Non dobbiamo rilegare, io purtroppo a volte vedo informativa privacy, sì, ok, messa alla fine del sito, ci vai a cliccare sopra ed esce un quadrettino proprio piccolino dove è impossibile quasi leggere. È bene che nel momento in cui si clicca sull'informativa privacy si apra un'altra pagina o un'altra sezione di pagina. Poi, come deve essere preparata? Se andiamo da un legale esperto, il legale saprà che l'informativa deve essere preparata in termini, diciamo, non giuridichesi, non troppo tecnici. Perché? Perché deve essere tale che qualsiasi persona, anche chi non conosce il GDPR o chi non è esperto in materia, possa comprendere quello che sta leggendo. Laddove fosse necessario inserire dei termini più tecnici, spieghiamoli con degli esempi. E infine deve essere sempre in virtù del principio di trasparenza, sempre aggiornata. Deve essere sempre aggiornata in quanto normalmente proprio sull'informativa viene indicato la data dell'ultimo aggiornamento, perché non è un documento che una volta fatto è a posto per sempre. No. Purtroppo perché? Perché innanzitutto, da un lato, noi in qualità di titolare possiamo mutare proprio il trattamento dei dati nella nostra azienda, quindi possiamo espanderci, andare in altri territori, in altri stati, oppure possiamo prevedere delle attività sui dati che inizialmente non facevamo e ogni volta che quindi cambiamo noi una modalità di raccolta. Oltre a dover informare i nostri utenti, dobbiamo anche andare ad aggiornare l'informativa privacy. Quindi deve essere un'informazione costante. Dall'altro lato ci può essere proprio un'informazione obbligatoria perché cambia proprio la normativa. Ad esempio, in questi giorni si parla tanto dell'intelligenza artificiale e sulla raccolta dei dati e quindi ci saranno delle novità. Proprio sul tema della raccolta dei dati personali che verranno dall'autorità garante. Quindi dovranno essere aggiornate le informative privacy. Scusatemi. In ogni caso, oltre i tre pilastri fondamentali che abbiamo appena visto, vi sono anche altri principi che regolano il trattamento dei dati personali. Quali sono? Innanzitutto, limitazione delle finalità. I dati devono essere raccolti esclusivamente per scopi specifici che andremo ad indicare nell'informativa. Minimizzazione dei dati. Non si devono raccogliere più dati di quanti necessari. Noi, una volta che abbiamo inserito le nostre basi giuridiche che abbiamo visto, dobbiamo vedere per questa base giuridica che dati ci servono, per quest'altra che dati. Non andiamo a chiedere dati eccessivi, inutili, che non ci servono. Poi, accuratezza e aggiornamento. I dati inaccurati devono essere prontamente corretti e cancellati. Ci deve essere poi una limitazione della conservazione, cioè i dati dovranno essere mantenuti solo per il tempo necessario agli scopi specifici per i quali sono trattati e raccolti. Attenzione in questo caso. Mettiamo che un interessato, un vostro utente, chieda la cancellazione dei propri dati personali. Ecco, cosa dice la normativa in questo caso? Va da sé che il GDPR va a tutelare gli interessati, ma deve tutelare ovviamente anche l'altro lato, l'altra faccia della medaglia, quindi il titolare. E cosa ci dice? Ci dice, nel momento in cui un utente dovesse esercitare il proprio diritto, alla cancellazione dei dati, o comunque se abbiamo esaurito lo scopo specifico per cui abbiamo raccolto i dati, in virtù proprio del principio di limitazione, noi dobbiamo cancellarli. Però va da sé che ci possono essere alcuni dati che ci sono ancora utili. Ad esempio, il cliente ha acquistato nel 2024 un tot numero di prodotti. Io dovrò presentare delle fatture, delle ricevute per fare una dichiarazione, per fare il bilancio. Ecco, quei dati, anche se lo scopo specifico è esaurito o se il cliente ha chiesto la cancellazione dei propri dati personali, noi per fini legali o fiscali possiamo comunque conservarli fin quando non si saranno esauriti anche tali fini. Infine, ci deve essere integrità e riservatezza. È fondamentale proprio garantire una sicurezza adeguata ai dati personali.
Ad esempio, se dovessimo trattare dati sensibili come quelli a cui mi sono riferita prima, relativi all'orientamento sessuale, all'orientamento politico di un soggetto, va da sé che se dovessero essere persi, potrebbe portare anche a discriminazione nei confronti dell'individuo stesso e quindi un danno ingente. Oppure se il nostro sito registra i dati relativi alle modalità di pagamento e relative carte di credito, anche lì dobbiamo fare particolare attenzione. Quindi, una volta esaminati i principi, vediamo anche cosa si intende per trattamento del dato personale. Il trattamento dei dati è un concetto infatti molto ampio e articolato che coinvolge diverse operazioni che vengono fatte sui dati, che sono tutte ovviamente strettamente regolamentate dal GDPR per garantirne la protezione. Vediamo quali sono gli step man mano che noi seguiamo quando andiamo a trattare i dati personali. Mi sono un attimo, sono andata avanti con la slide. Vediamo quindi, innanzitutto abbiamo la raccolta dei dati. Il primo passo ovviamente è che i dati vengono acquisiti attraverso vari metodi, come i moduli online, interazioni dirette o tramite dispositivi che raccolgono i dati in modo automatico. Una volta che noi andiamo a raccogliere, quindi acquisiamo i dati, cosa andremo a fare? Andremo ad organizzarli e strutturarli. Quindi verranno strutturati in database che devono essere ovviamente idonei alla loro funzione o in altri formati che ne faciliteranno l'accesso sia a noi che eventualmente agli interessati se dovessero chiedercelo. Poi, cosa potrà, una volta che abbiamo raccolto e quindi conservato questi dati, quindi categorizzato anche i dati, ci dovrà essere una costante modifica e aggiornamento, quindi ci dovrà essere un regolare controllo per verificare che i dati siano sempre corretti ed aggiornati. Dovranno essere conservati e in questo caso, come vi ho detto prima, ci si deve sempre rifare al principio di necessità e minimizzazione. I dati appunto devono essere conservati solo per il periodo necessario per gli scopi per cui sono stati raccolti. L'uso dei dati. Anche qui l'uso dei dati deve essere limitato a scopi specifici. Attenzione, sembrerà ripetitivo, ma purtroppo spesso, non per forza per intenzionalità, ma per negligenza, perché uno si dimentica, utilizza dei dati in un modo diverso da quello che è inserito nell'informativa privacy o per uno scopo ulteriore rispetto a quello indicato. E questo ovviamente può comportare un danno. Tra l'altro mi interrompo un attimo perché ho visto una domanda interessante a cui direi di rispondere subito. Ci chiede Oscar, ma deve essere l'interessato a notificare una violazione all'autorità? No, no, Oscar, assolutamente no. Cioè, nel senso, un controllo dell'autorità come può intervenire? Può avvenire o perché vi è stata appunto una segnalazione da parte di un interessato, di un'altra azienda, di cui ovviamente non sapremo il nome, quindi o in questo modo, oppure viceversa, può essere l'autorità stessa che va a fare dei controlli. Dei controlli generici e quindi vede un'irregolarità sul nostro trattamento dei dati. Quindi non deve per forza essere azione, non viene sempre azionato previa segnalazione, può essere anche dovuto a controlli periodici che va a fare proprio l'autorità garante. Poi abbiamo la divulgazione e la trasmissione, cioè la condivisione delle informazioni con parti terze. Questa ovviamente è una fase critica che richiede dei livelli di sicurezza importanti, non solo da parte nostra, ma anche nei da parte di chi? Da parte del terzo che andrà a recepire questi dati. E ovviamente il culmine cosa sarà? Sarà la cancellazione, che è la fase finale del trattamento. Quindi sono venuti meno gli scopi specifici, gli interessi legali nostri e contabili e dobbiamo cancellare i dati perché non ci servono più. In ogni caso, durante tutte le fasi è sempre imperativo garantire la massima sicurezza dei dati.
Tant'è vero che nell'eventualità di un controllo da parte dell'autorità garante non ci deve per forza essere stata una violazione per poter irrogare l'autorità una sanzione, ma l'autorità può anche rilevare semplicemente che non c'è una sicurezza adeguata del nostro sistema, anche se non c'è stata poi una violazione effettiva dei dati personali, può comunque sanzionarci. Perché? Perché dice che non abbiamo rispettato il principio di sicurezza. Quindi attenzione anche ai sistemi che utilizzate. Ora, non solo, in alcuni casi è obbligatorio inoltre rispettare anche l'articolo 35 del GDPR, che, come vi dicevo prima, gioca un ruolo fondamentale nel trattamento dei dati. Esso cosa va a fare? Va a valutare proprio una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Che cos'è la DPI? IA, scusatemi, è una procedura finalizzata a. È una procedura che viene fatta prima del trattamento stesso, ovviamente. Va a descrivere il trattamento, valutarne la necessità per la nostra azienda e la proporzionalità. Va ad identificare i possibili rischi che ci possono essere per i diritti e le libertà delle persone. E tuttavia dobbiamo dire che, quindi, una volta che abbiamo fatto, scusate, mi sono andata un po' avanti con la slide, che abbiamo fatto questa analisi preliminare dove abbiamo descritto, valutato e identificato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire se il trattamento è necessario e soprattutto se i dati che stiamo richiedendo sono necessari. Purtroppo però il GDPR non elenca i casi nei quali è obbligatorio. Ciò non toglie che se lo facciamo di volta in volta male non fa. Però il GDPR non ci aiuta in modo specifico, ma indica solo tre ipotesi nei quali è obbligatorio, senza indicarci singoli casi. Innanzitutto è obbligatorio nel caso in cui il trattamento dovesse comportare una valutazione sistematica e globale degli aspetti personali relativi alle persone fisiche, come ad esempio la profilazione. Cos'è la profilazione? Noi andiamo a categorizzare, a vedere come sono le scelte, per esempio, anche di acquisto dei nostri interessati, e in tal modo, andandole proprio a categorizzare, facciamo un profilo. E quindi gli indicheremo anche delle promozioni adatte proprio alle sue abitudini di acquisto. Quando poi, nel caso in cui vi sia ovviamente il trattamento su larga scala, o quando vengono trattati particolari categorie di dati personali o date relative a determinati condanni o reati. E infine nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto proprio la sorveglianza su larga scala, anche in questo caso di una zona accessibile al pubblico. Questi tre casistiche sono obbligatorie. Tuttavia, c'è da dire che in realtà anche in altri casi è obbligatorio effettuare tale valutazione, però non sono elencati in modo specifico dal regolamento. Quindi, sulla base dei principi che abbiamo appena visto, andiamo ad analizzare cosa deve contenere, oltre le basi giuridiche, eccetera. Vediamo proprio, abbiamo bene o male già visto, però ho voluto inserire proprio delle slide con un elenco per capire quali sono i punti essenziali che dobbiamo toccare nell'informativa privacy. Innanzitutto, titolare del trattamento con i relativi dati di contatto. Quindi, dobbiamo inserire. Titolare, ovviamente siamo noi come azienda, dobbiamo inserire i nostri dati di contatto, indirizzo mail, meglio ancora se PEC. Dati di contatto del DPO, se nominato, abbiamo già visto quando deve essere nominato. Ovviamente ci possono essere altre figure come il responsabile, un responsabile esterno, quando deve essere nominato il responsabile esterno. Mettiamo che la nostra azienda ha diversi dipendenti e affida l'elaborazione delle buste paghe a un consulente del lavoro che ovviamente ha una propria azienda, comunque è un professionista esterno. Ecco, in questo caso noi stiamo trasmettendo i dati dei nostri dipendenti a un soggetto esterno che andrà a trattare i dati dei dipendenti in nome per cioè in base alle nostre direttive, per conto nostro, quindi dovrà essere nominato responsabile del trattamento.
Poi le finalità del trattamento, quindi gli scopi e le basi giuridiche che abbiamo visto prima. Eventuali soggetti, ecco, terzi a cui il titolare comunicherà i dati, il periodo di conservazione dei dati, come abbiamo visto, i dati devono essere conservati per il tempo, per il tempo necessario allo scopo per cui vengono raccolti. Il GDPR ci chiede di indicare proprio una tempistica. Se non possiamo indicarla in modo specifico, indichiamo almeno i criteri che utilizziamo per determinare tale periodo. Poi dobbiamo indicare la possibilità, se prevediamo la possibilità di trasferire i dati in un paese extraeuropeo o meno, e l'indicazione circa eventuale profilazione dei dati. Ma non solo. Questo che abbiamo visto sono i punti chiave di come vengono raccolti e trattati i dati. Guardiamo le altre cose che dobbiamo inserire. Dobbiamo inserire anche i diritti degli interessati e come possono esercitarli, ossia dobbiamo inserire chi è il soggetto al quale devono rivolgersi gli interessati, ad esempio, oltre a noi, se siamo più strutturati, per poter esercitare i propri diritti. Deve essere un filo immediato, cioè nel momento in cui un individuo dovesse chiedere di esercitare un diritto concesso dal GDPR, dobbiamo essere il più tempestivi possibili nella risposta. Quali sono il diritto di accesso ai dati? Io ho la possibilità di vedere se un'azienda sta effettuando un trattamento dei miei dati personali. Mettiamo ad esempio che 2 anni fa mi sono iscritta a un sito, non mi ricordo più, voglio sapere se stanno trattando i miei dati, oppure mi sono iscritta a quel sito, voglio nuovamente, non l'ho utilizzato più, voglio riutilizzarlo, vado a rettificare i dati perché magari quelli sono ormai vecchi o ho cambiato. Poi il diritto di cancellazione e infine il diritto di opposizione ai dati che può essere esercitato in qualsiasi momento. Attenzione, come vi dicevo, unitamente all'informativa privacy bisogna anche regolamentare la gestione dei cookie. Normalmente c'è chi, a parte il banner che si vede dei cookie nei quali ogni volta andiamo a selezionare quelli necessari, quelli pubblicitari, eccetera, proprio qui ci vuole un'altra informativa relativa ai cookie. Ecco, in merito c'è chi non c'è un obbligo, non c'è un obbligo preciso, c'è chi li prepara in 2 documenti diversi, informativa privacy e cookie, chi in un unico documento. Fatto sta che ci deve essere tale informativa. Che tra l'altro la gestione dei cookie non è regolamentata da GDPR, ma da una direttiva sempre europea del 2002, che è la e-privacy, che è stata poi aggiornata nel 2009. E ovviamente l'introduzione poi successiva del GDPR ha segnato un punto di svolta. Diciamo che cookie e GDPR in generale vanno comunque, anche se sono in due fonti normative diverse, vanno ad intrecciarsi. Cosa sono i cookie? I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono automaticamente memorizzati sui nostri dispositivi. Ogni volta che andiamo a visitare un sito web o utilizziamo un'applicazione, noi non ce ne rendiamo nemmeno conto che il sito o l'applicazione sta andando sta memorizzando questi file. Che cosa faranno? Faranno da testimoni delle nostre attività. Tant'è vero che i cookie, spesso, cioè normalmente alcuni tipi di cookie vanno proprio a migliorare anche la nostra navigazione su un sito o su un'applicazione. Quindi vanno a testimoniare proprio quelle che sono le nostre attività. Quindi capite che possono essere molto invasivi della privacy. Per questo abbiamo 3 tipi di cookie, possiamo di dividere. I cookie essenziali, quelli di analisi e personalizzazione, e i cookie pubblicitari. Che differenza c'è? I primi tipi di cookie, nel momento in cui voglio utilizzare un'applicazione o un sito, devo per forza e obbligatoriamente accettarli. Non posso non accettarli perché senza tali cookie io proprio non posso utilizzare tecnicamente l'applicazione o il sito.
non sarebbe possibile utilizzarli. Al di fuori di questi, gli altri due tipi invece possono essere accettati o rifiutati dai singoli individui. Ad esempio, quelli di analisi e personalizzazione, che sono conosciuti anche come cookie di preferenza, consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate da ogni utente, come ad esempio il nome, la lingua, la regione in cui si trova, per fornire appunto una versione migliore anche personalizzata del sito o dell'applicazione. Tuttavia, ovviamente, non sono obbligatori. Idem quelli pubblicitari che, diciamo, la definizione si spiega da sé, sono quelli che servono a raccogliere informazioni sull'attività di navigazione dell'utente, al fine di fornire appunto anche degli annunci pubblicitari che siano pertinenti alle sue scelte d'acquisto. Attenzione, anche qui, quando andiamo a preparare l'informativa relativa ai cookie, dobbiamo proprio spiegare cosa sono i cookie essenziali, più o meno come l'ho detto io. Quindi a cosa servono quelli essenziali, a cosa servono quelli di analisi e quelli pubblicitari. Poi va da sé che nel banner non dobbiamo andarli a spiegare, diciamo, quella striscia che esce ogni volta che accediamo al sito per farli accettare o meno, però nell'informativa devono essere spiegati in modo specifico. Quindi, una volta compresi i principi essenziali relativi all'informativa, privacy e cookie, vediamo quali sono le sanzioni previste per il mancato rispetto del GDPR. Il GDPR, infatti, va a stabilire delle sanzioni amministrative significative, proprio per enfatizzare l'importanza della conformità. Nelle slide io ho riportato le sanzioni, diciamo, monetarie, pecuniarie, però prima di quelle, ovviamente, se la nostra violazione non è reiterata nel tempo, se è una svista o se comunque non c'è stato un danno dei nostri utenti, prima di irrogare una sanzione, il GDPR può anche applicare delle misure correttive, cioè degli ammonimenti, delle segnalazioni e ci chiederà ovviamente di conformarci agli ammonimenti e alle segnalazioni fatte. Va da sé che se non dovessimo farlo, dovessimo continuare nella condotta irregolare, potrebbe scattare una sanzione. Per le violazioni gravi abbiamo fino a 20 milioni di euro di sanzione o il 4% del fatturato globale annuo dell'azienda a seconda di quale sia il maggiore. Per quelle meno gravi, idem, è un po' più bassa, diciamo così, fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato globale annuo. Ovviamente va da sé che uno si chiede in base a cosa, in base a quali criteri vengono calcolate le sanzioni. Abbiamo diversi criteri che adotta l'autorità garante. Innanzitutto, natura, gravità e durata della violazione stessa. Più è grave, più ha comportato una perdita di dati sensibili o importanti, più è durata nel tempo, più sarà alta la sanzione. Si andrà a valutare poi intenzionalità o negligenza. Va da sé che la negligenza è meno grave, scusatemi, dell'intenzionalità. Se l'autorità ci ha fatto un ammonimento e noi continuiamo a persistere nella violazione, allora ce la siamo un po' cercata. Poi, le misure adottate per mitigare il danno fatto. Quindi, se abbiamo subito cercato di correre ai ripari per evitare che proprio i diritti dei nostri interessati venissero ulteriormente lesi. Storia di precedenti violazioni, se non è la prima volta che abbiamo un avvertimento o che viene commessa una violazione dal nostro sistema. E infine anche la cooperazione con l'autorità di controllo. Nel momento in cui vi è una violazione, se noi ci dimostriamo super collaborativi, proprio perché non abbiamo nulla da nascondere, è successo perché può succedere, va da sé che tale atteggiamento positivo viene valutato in modo positivo anche dall'autorità stessa. Ma quando siamo di fronte a una violazione? Quando siamo di fronte a quello che viene detto un data breach? Nel caso in cui si dovesse verificare una violazione di sicurezza che comporti in modo accidentale o illecito la distruzione, perdita, modifica o divulgazione non autorizzata dei dati personali che noi raccogliamo e conserviamo.
ovviamente quali saranno le conseguenze? Potremmo andare a compromettere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. Ad esempio, potremmo avere un accesso o acquisizione da parte di chi non è autorizzato, furto o perdita, o impossibilità di accedere per virus esterni. Ecco, in questo caso vuol dire che c'è stata una falla nel nostro sistema di sicurezza che ha prodotto un danno ingente. O comunque un danno. Cosa fare quando siamo di fronte a un data breach, quando siamo davanti a una violazione? Il titolare, senza ingiustificato ritardo, deve notificare la violazione al garante per la protezione. Cosa vuol dire senza ingiustificato ritardo? Dal momento in cui è avvenuta la violazione, scusatemi, da cui si è avuto conoscenza della violazione, il titolare ha 72 ore di tempo per notificare, per fare la notifica al garante. Se dal momento in cui ho avuto conoscenza dovessero trascorrere più di 72 ore, nella notifica devo indicare anche perché c'è stato questo ritardo nell'informare il garante. Inoltre, in ogni caso, se la violazione dovesse comportare un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati tramite i mezzi e i canali più idonei e anche più veloci, direi. A prescindere dalla notifica, quindi che abbiamo visto agli interessati, al garante, il titolare del trattamento deve documentare tutte le violazioni, predisponendo un apposito registro, che è il registro delle violazioni, che tra l'altro ci serve anche un po' da linea guida, perché va proprio a fare una cronostoria di quella che è stata la violazione. Perché cosa inseriremo? Cosa deve essere inserito nel registro? Andremo a identificare la violazione, cioè data e ora della scoperta, se è noto ovviamente, data e ora della scoperta che sarà nota, e data e ora dell'evento se è noto, il momento esatto. Descrizione della violazione, quindi specificare la natura della violazione, accesso non autorizzato, divulgazione non autorizzata, virus esterno. Descrizione di ciò che è accaduto, quindi una descrizione dettagliata dell'incidente che c'è stato. I dati personali che sono stati coinvolti nella violazione stessa e indicare il numero più o meno, il numero di soggetti interessati, di soggetti che sono stati quindi, i cui dati sono stati dispersi. L'impatto sulla privacy degli interessati, le misure di contenimento che abbiamo subito adottato onde evitare l'aggravarsi della situazione e anche le misure correttive. Poi dovremo inserire nel registro quando abbiamo fatto la notifica al garante e se eravamo obbligati anche quando l'abbiamo fatta agli interessati. Inoltre nel registro si possono inserire qualsiasi altra documentazione necessaria proprio a sostegno di ciò che è successo. Prima di concludere, come vi avevo detto, entriamo in un argomento che non riguarda più il GDPR, proprio per vedere a 360 gradi come avere un sito o un'applicazione che siano in linea con tutte le normative a tutela degli interessati che poi per il GDPR sono interessati, per ad esempio il codice del consumo sono consumatori, ma i soggetti sono gli stessi. Quali sono i documenti che deve contenere un sito o un'applicazione? Oltre all'informativa privacy e quella cookie, deve contenere termini e condizioni. Si tratta di un contratto tra sempre noi, adesso non siamo più titolari, ma tra i proprietari del sito, quindi tra la nostra azienda e i nostri utenti che poi, diciamo, in questo caso assumono la veste di consumatori. Ne abbiamo di due tipi: termini e condizioni generali e termini e condizioni di vendita. Che differenza c'è? Termini e condizioni generali, diciamo di utilizzo o generali, devono essere presenti su tutti i siti web ed è un contratto con cui vengono proprio stabilite le condizioni di utilizzo e le regole che devono essere seguite nel momento in cui interagiamo
con un sito o con un'applicazione. Andremo quindi a definire cosa può fare l'utente, cosa non può fare, cosa accade in caso di malfunzionamento del sito o dell'applicazione, eccetera. Quindi è un contratto a tutti gli effetti, come gli altri, ovviamente. E questo è obbligatorio per tutti i siti web. Nel momento in cui il nostro sito non è un sito web vetrina, cioè è un e-commerce o comunque un sito che permette transazioni commerciali, in quel caso dobbiamo avere anche termini e condizioni di vendita, che è il contratto di compravendita che si va stipulato sostanzialmente tra noi che siamo l'azienda vettitrice e il consumatore finale. C'è da fare particolare attenzione perché dobbiamo rapportarci in questo caso con tutta la tutela dettata dal codice del consumo, quindi tutta la tutela che viene data ai consumatori, che sono comunque considerati contraenti deboli come gli interessati nel nostro ordinamento. Perché? Perché prendono parte ad un contratto che andiamo a stabilire noi a priori in modo unilaterale. Conseguentemente hanno diritto per il nostro ordinamento, ma non solo, anche per l'Europa, a maggior tutela. Tant'è vero che recentemente, nel 2023, è stata entrata in vigore la direttiva Omnibus che va a dettare regole maggiori proprio per chi fa commercio online, quindi per chi fa business online, proprio a tutela dei consumatori. Quindi andiamo anche a vedere se tutti gli altri documenti, siano corretti o meno. Qui siamo giunti alla fine del webinar, sono andata un po' oltre, ho visto che sono arrivate un po' di domande man mano che parlavo e leggevo, molte ho visto che sono simili, quindi ne rispondiamo a qualcuna che va a raggruppare anche le altre, ma prima di vedere le domande, vediamo la sorpresa che abbiamo riservato a tutti voi che stasera mi state seguendo. Ve la metto in chat, un secondo che la trovo. Eccola qua, ve la metto in chat, dovreste subito vederla, in ogni caso vi arriva anche stasera via mail. È un'offerta proprio dedicata ai pacchetti, ai nostri pacchetti relativi al GDPR. Li potete trovare anche sul nostro sito, in ogni caso www.studialibri.com, nella parte servizi legali, c'è la parte dedicata al GDPR dove o facciamo una consulenza per vedere se la vostra informativa è corretta o comunque se state trattando i dati in modo corretto, oppure dei pacchetti tramite i quali potremo andare a creare insieme, in base a quella che è la vostra azienda, la vostra informativa privacy. Vediamo quindi qualche domandina, un paio perché siamo proprio sul finire. Come si applica, ci chiede Marica, il GDPR alle aziende non europee? Allora, il GDPR, come ti dicevo, Marica, sostanzialmente nel momento in cui noi prevediamo la possibilità di trasferire i dati all'estero, quindi in un'azienda che non faccia parte dell'Unione Europea, dobbiamo assolutamente verificare se tale azienda sia GDPR compliant nel momento in cui tratta dati di cittadini che sono residenti nell'Unione Europea. Andiamo avanti. Ci chiede Giacomo, cos'è il diritto alla portabilità dei dati? Allora, è un diritto, se non l'abbiamo elencato, è un altro diritto che deve essere dato, deve essere elencato per gli interessati. Ed un diritto che consente agli interessati di ricevere i propri dati in un formato strutturato o comunque di uso leggibile da un computer o da un software. Quindi permette in questo modo all'interessato di tua richiesta di trasferire i dati da un titolare del trattamento all'altro senza impedimenti, ovviamente. Silvana infine ci chiede quali sono i requisiti per il consenso del GDPR. Allora, come abbiamo visto, i requisiti sono: il consenso deve essere specifico, chiaro e inequivocabile. E dobbiamo essere in grado, Silvana, di dimostrare
che abbiamo ottenuto il consenso dei nostri interessati. Quindi, come ti dicevo, magari tramite l'inserimento proprio sul sito di un flag. Siamo giunti quindi al termine di questo webinar. Prima di salutarvi, io vi invito ad iscrivervi alla nostra area riservata. È un'area riservata completamente gratuita, grazie alla quale potrete accedere a tutti i webinar passati, quelli che faremo su GDPR. Vi sono vari webinar, anche quelli legali, agli altri legali come quelli sulla direttiva Omnibus o quelli fiscali. È un'area appunto totalmente gratuita e potete, oltre che rivedere i video, anche scaricare le slide che prepariamo ogni volta per i webinar. Quindi vi invito ad accedere, ad iscrivervi. Prima di salutarvi, poi vi invito a seguirci su tutti i nostri social, LinkedIn, Facebook, TikTok e Instagram, dove tutti i giorni pubblichiamo contenuti relativi alle tematiche di cui ci occupiamo, e il blog presente sul nostro sito web, dove grazie alla redazione interna anche lì pubblichiamo costantemente contenuti circa le novità legali, fiscali e contabili che trattiamo. Per qualsiasi cosa potete in ogni caso scriverci all'indirizzo mail info@studiallievi.com. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione e per l'interesse. Vi saluto, vi auguro una buona serata e un buon weekend e vi aspetto al prossimo webinar. Grazie mille a tutti.